Atomic, 3 punti contro i The Bulldog. Ma come ricordo più avanti, la volta non ho visto contro il commento nel frattempo. Ha giocato anche lui, dopo uno scandalo. Ho segnato. Ha segnato nel giro. Primo gol in Serie A. Infatti io provavo che guardavo un po' di cedere l'attitudine, quindi ragazzi. E allora, 3 punti meritati. 3 punti, i The Bulldog hanno facendo un'intervista. Hanno fatto un partitone. Mi senti? Sono un'ottima squadra, HD Zegato. Mi senti? C'è Kait! Ok, insegno vero a Bill, lo giuro. Poi dice hanno perso un capitano, e com'è che sono terzi? Grazie, abbiamo perso lui, quando giocavo io tutto questo non esisteva. Questo è un parco divertimento. Sono quarti, allora hanno la stessa squadra dell'anno scorso, però se esce lui non fanno un punto. Perché? Perché io gli ho insegnato tante di quelle cose. Lui cos'è? Lui ha anche imparato a fare i contrasti, perché prima era tanto checca che non li sapeva fare. Ma tu gli hai insegnato? Io gli ho insegnato, e adesso io anche qualche ammonizione, perché passa anche per i miei insegnamenti. Quest'anno non facevo un punto. L'anno scorso lui ha vinto la medaglia da terzo livello. È a Cardino. Io non lo voglio, il più scarso che abbia mai conosciuto. Tanto ha vinto la medaglia di cioccolata di Willy Wonka l'anno scorso. Cioè, come fa a vincere? Sì, ma l'ho premiato io. Aspetta, dietro di me. Io ti ho insegnato a vivere. Che vinto? La medaglia puzzo come Suarez. Non so, verità. C'hai dietro una presenza che mi fa Pellegrino. Come commenti la vittoria degli Atomi? Nega Atomi. È un buffone, e io vi dico di tradiarlo. Non puoi. Namek, cosa vuol dire invece tu? No, mio, che non dice niente. La partita di oggi, Namek. No, è stata una partita sofferta. Però secondo me la vittoria, per come ci siamo difesi, ho fatto un gol. Io idea sono una cosa, io non vengo a buffare nelle loro partite. Ma perché? Perché si deve dare microbiologia, non per altro. Io commento, non ci posso fare niente. Per questo buffo, perché commento. Allora lo ammetti che gufo. No, Borracios, perché voglio che i miei amici vadano in Serie A. Chi Borracios? Chi Borracios? Il mio capitano. Un fenomeno. Io sono un po' influenzato dal campo l'aspirina. Come? Sono un po' influenzato. E tanto oggi ha giocato anche Simonetti negli aspirina. E se Simonetti gioca contro di lui non fa tocca una palla. Simonetti contro Accardi non tocca una palla. Vabbè, vediamo. Va bene, dai, alla fine. Ma è un cazzo. Vabbè, dai, ragazzi. Andiamo a vincere. Vincere è sempre bello. Io mi spavento solo di. Obbligo. Sì, è perché Dario Coronel. E di Ciabalala. Un fenomeno. Ciabalala. Visitato da uno psicologo, tanto la Mecca a digiuno di gol incredibilmente. Non è mai successo. Oggi è stata una giornata particolare, è stata una giornata in cui non sono riuscito a esprimermi. Un grande gol di Simone, un grande inserimento di Barraco, si l'accusano comunque. Simone ha fatto quel gol, dai. Ha detto che se non segnava non giocava più, quindi non bisogna giocare. Si l'accusano. Che vuole la casacca verde, no, non ce ne va bene. Ma verde. E poi c'è stata la mia zampata finale. Dillo. Vabbè, gol vittoria. Capitano. Dillo che ha vinto questa partita. Comunque voi ancora state pagare che io vado a mangiare con Pes Fabregas. KPB. Ma tenga il soca! Altro uomini dallo stesso talento, devo dire. Va bene, dai, Atomic, vi saluto, ci vediamo. Ah, martedì avete. Martedì, mercoledì? 19. È martedì? Sì, martedì. Martedì 19 contro i giochi. I giochi Steam! Alle 17, no? Alle 17. San Romeo! Occhio, perché i Shorties oggi hanno perso, hanno un attacco forte. Voi avete un'ottima difesa. Sarà bello. Cercheremo di non perdere il treno, perché ormai, visto che hanno perso le prime due, ormai il treno è una corsa a quattro. È il treno che sta passando. Ma speriamo bene. Speriamo per mantenere il sesto posto. Vabbè. Ciao ragazzi, ciao. Grave sconfitta quella dei The Bulldog. 3-1
con gli Atomic. Ce l'avete messa tutta, però gli Atomic hanno fatto la differenza. Oppure magari potevate fare di più? Potevamo fare di più, cioè è stata una partita equilibrata, però loro sono molto solidi in difesa, noi abbiamo sbagliato in difesa, forse questa è stata la differenza, la difesa. Fortunati che non abbiamo perso. Loro molto solidi in difesa, noi poco solidi. La prima sconfitta con Ruffalo. Di? Dico, prima sconfitta con Ruffalo. Io può capitare, no? Zero titoli! Ce la faccio, dobbiamo andare playoff. Ormai punto. Vedi questo numero! Penso che. Penso che siamo una squadra da playoff da sera sicura. Tanto è che. Però diciamo, cioè adesso c'è la volata finale, non bisogna più perdere. Vabbè, non credo. Prossimi minuti. Partita per partita. Adesso giocate martedì con gli Amnesia. Martedì? Io no, bassa classifica, no? Come? Bassa classifica. Ultimo. Però credo che ora stiano vincendo con i Bulla Boys, però no. Anzi no, avevo pareggiato, ora mi sto ricordando, 1-1 stavo. Ora non lo so. Ma con tutto rispetto per il Messi dobbiamo vincere. Vabbè, certo, giustamente voi dovete fare il vostro campionato. Speriamo di fare il massimo del punteggio, così può prendere una partita. 4 punti. Che ci servono, i 4 punti li vogliamo sicuri. Vabbè. Poi vediamo, ci aggiungiamo in campo. Ok. Cos'è questo? Forza Juve, mi dispiace per lì. Vi racconto una battuta velocemente. Ciao Mario, devi riprendere qua. Io qua sono. Come fanno? Sette interista ad entrare in una 500? Rispondi tu, lo sai? 5 all'andata e 2 al ritorno. Ciao. Ciao.